Amici carissimi, guardate dove mi trovo, guardate dove mi trovo, sperso nella giungla più totale, lì il relitto di un trattore, e guardate qua, le macerie di una casa, quel che resta di una casa, e guardate qua, cingolato, un mezzo cingolato, non ho ben capito se era uno scavatore, una draga. Un botto pazzesco, un mezzo gigantesco, molto probabilmente anteguerra addirittura. C'è una targhetta con un nome che inquadrerò. Guardate, guardate lo scenario. Guardate lo scenario. Spazzatura, relitti, macerie. C'è di tutto qua. C'è di tutto, ragazzi. Qua in mezzo un frigo, bottiglie, mezzi. C'è di tutto, la casa è completamente diroccata. C'è pure il rischio che ci venga giù sulla testa. Guardate, guardate questo mezzo. Là si vede un fanale. Era uno scavatore cingolato, i cingoli non si vedono più. Tanto che sono sepolti dall'immondizia. Guardate là le leve, incredibile ragazzi. Nel 2017 trovare mezzi che erano operativi 50 o 60 anni fa. Qua dietro la meccanica. Qua dietro c'è la meccanica. Quel che rimane della meccanica di questo mezzo. Pazzesco. C'era la meccanica, c'era un motore. È stato trasformato in una sorta di deposito. Pazzesco. Ma c'era il suo motore, la sua meccanica. Purtroppo si può vedere ben poco, si può vedere ben poco, ma a me basta il paesaggio. Guardate qua, spazzatura, c'è di tutto. Là un altro vecchio motore, macerie, chissà cosa diavolo c'è dentro quel garage, chissà cosa diavolo c'è dentro quel garage. E non è finita qua, e non è finita qua. Ci sono altri mezzi nascosti che tra poco vi documenterò. Se non mi ammazzo o non mi ammazzano prima. Per il momento, saluti a tutti.